ecco amici, è Norberto Nicolai che vi parla in minuto 91esimo post Italia Aire, naturalmente. Un commento veloce da parte mia e poi lasceremo la parola al primo ospite. Intanto io posso dirvi questo, se dovevamo perdere con qualcuno, meno male che abbiamo perso con l'Aire, con i Fratelli Cattolici Irlandesi, lo dico tranquillamente, una squadra che è stata malmenata, picchiata, colpita dalle sviste arbitrali, in buona fede. Contro l'Italia c'erano due rigori netti e uno probabilmente anch'esso netto, però non ce l'hanno dati contro e va bene così, basta che non ce li fanno pagare con la Spagna, era meglio oggi i rigori contro questa sera che magari contro la Spagna. Allora, molte delle riserve portate, purtroppo la gente è quella, non è che Conte si può inventare calciatori che non esistono. E una partita così e così, con buone occasioni da parte dell'Irlanda, e niente, adesso passiamo subito la parola al nostro primo interventista, Maurizio Andreozzi, vai! Bene, insomma, aver perso con l'Irlanda mi rincuora, se dovevamo perdere meglio con lei che con altre squadre, vero? Vabbè, abbiamo perso con l'Irlanda perché l'Irlanda ha dominato, poi perderemo con 40-40 la tira subito dopo, insomma. Certo, infatti. L'Italia così com'è, cioè ci hanno invitato in Francia, cioè, basta. Sì. Anche che oggi ho messo in campo per le persone, il loro cambietto per il campo, no? Ecco, hai detto. Ecco, hai detto bene. Ma assurdo questo. Ma ci sono titolari? Il Conte arriva dalla Juve, quindi chiaramente è vinto della gara Juventus, no? Se no. Sono il rischio della Rizzularo, Zazza, quell'altro, insomma. Sì, ma secondo te c'è. Beh, Diego Motta con la Svezia ha giocato bene, però. Ha mai giocato bene, letto lì. Dici? Sì, non t'ha mai. Ma non piace, onestamente. No, per carità. Per carità, io è soggettivo, io per la coppia d'attacco, cioè per l'Italia non c'è attacco, né per lei, né Immobile, né Zalza. Su questi che passano il convento. Io avevo giocato Pavoletti. Che a me da quello che giocavo sempre tutto la nave quest'anno. Scusa, chi avresti provato? Pavoletti. Ah sì, è quel sì, che l'abbiamo nominato spesso. Perché la mia uno l'ha fatto in tutto il campionato, l'ha fatto. Certo. Ha fatto tutto il campionato in panchina, tranne sono anche se giocavo in titolare, se giocavo su 500 minuti. Immobile, la stessa cosa, non è che titolare del Torino, giocavo di lato. Il Torino si stava fallando. Sularo, è panchina la Juventus. Torniamo, poi di sceglie pure, non si sa che sta fa. Ripeto, è la nazionale che va bene forse con i primi 11 e poi secondo me ci hanno raggiunto tutti il cavallo. Il turno cambiamo la partita, perché non decisiva è vero, ma decisiva per altri, 8 decisivi. Eh sì, hai detto bene. Certo. Stavamo noi per i vecchi Parigi, prenotati. Tutti cambi in una partita 8 decesimi è come se tu mi dai un pareggio per onorato. Certo. E allora non ti lamentavo degli altri, guardavo di casa, no. Sì, stai dicendo delle cose sacrosante. E purtroppo molti calciatori o hanno giocato pochissimo o non sono all'altezza. O hanno giocato troppo. Io non cresce il rapporto, no? Lui meno male il gioco da 50. Manca 50 partite io mettevo i nostri, no? Sì. In Inghilterra devo versare 50 partite. Certo. E curano. E no, se no metà partita già ancora più. Non lo so, comunque Conte secondo me sarà subito ridimensionato quando in Inghilterra arrivare. Il modo di fare non credo che accettano gli inglesi di entrare in campo, girarsi e cavolare, insomma. C'è la mentalità di Italia, per fortuna loro. Sì, questo è vero. Non parlo di tifosi, parlo come squadra di calcio, più per sé. Sì, senti. Difficilmente mi dicono allenatori che si scaglia contro un arbitro,
cosa del genere. Quindi in Italia facciamo meno abituale anche. Se c'è motivo, e poi su questo ci arrabbiamo che i tifosi sono incivili. Allora, prima hai deciso per gli allenatori e i giocatori. Bravo, dovrebbero dare l'esempio. Poi vanno a indicare insieme ad altri settori i tifosi. Sì, sono d'accordo con quello che dici. Comunque, a parte Paoletti, ma chi altro calciatore che è rimasto in Italia? Berardi, per esempio. Non c'era solo obbligo l'anno 21 di giugno, sono io Berardi l'hai portato. Eh sì, a parte se lo stanno litigando a colpi di soldi. Non ti parte lì, devo dire già tutto, eccetera. Io Ma Buffon è Buffon, ragazzi, certo. Sì. Comunque, caro Maurizio, noi più di una volta abbiamo detto che la futura nazionale è, insomma, sarà un attimino, no? Sarà un attimino. Va ricordato, perché vai i Bonucci, i Bazzagli, Chiellini, Buffon, vai. Bazzagli naturale già non devono giocare più per il nazionale. Sì. Vanno rifondati, quindi questi campionati ormai funzionano. Qual è l'occasione buona per chiudere con questi vecchi, tra virgolette? Un po' essere l'occasione buona per capire con voi. Secondo me hanno scelto la prima volta, cioè l'occasione buona per chiudere con i vecchi, tra virgolette. Forse. Forse hai veramente ragione, mio caro, hai veramente ragione. Se conta, chiude il ciclo con i suoi, 21 deve avere con noi adesso. Eh sì. Guarda, Puoi partire da un Florenzi, puoi partire da un Zaza, se gioca di novare. Puoi partire, no, tanti giocatori giovani, emergenti, tanti venture, come la abbastanza bene, come diciamo, lanciarli la nazionale. E ci sono dei nazionali che già c'erano giocatori di 19, 20 anni, 21 anni che giocavano di nuovo di nazionale A e non ancora no. Eh sì, è questo che è un po'. Allora abbastanza bene, due tre sono recenti, portavi dentro, no? Sì. Quello dei Bernardeschi che oggi là ci trovano forse anche loro lo suo. Ma sono il mio porto del secondo. Comunque, ma ci siamo verificati, adesso non vediamo che sta a fare in Italia. Quello che mi dispiace è che in Girona sono capitate le squadre più forti. Con la Spagna sarà tosta. E la tua squadra poi è Francia, a parte l'Italia. Quindi poi due di queste quattro, tre di queste quattro verranno eliminate. Forse cose. Sì. Senti una cosa, secondo te con i titolari, con i titolari, e con la Spagna come ce la giochiamo? Se i titolari sono in forma, se la puoi giocare abbastanza bene. Sì, vai, sono in forma, c'è la Spagna, come gioco, no? C'è un campo forte, dici che è spagnolo, quindi se tu la prendi dal riposino, non te la fai in pieno. Eh sì, perché poi gli spagnoli sono abili nel provocare, vero? Sì, loro sono il grosso avanti di palla, poi non hai un buco che finisce nel mezzo. E quindi pazienza, se cade a spagnare la palla, solo che controviene. Che arrivi da spagnolo, non è tutto, non è tutto, non volta, no? La pazienza e la fortuna di cavalla, eh sì. Molta pazienza ci vuole. Sì, hai detto bene, ci vuole molta pazienza, mio caro. Se invece vai con le cosine, ma quasi che fai i falli e non sempre picchiabili i vari livello. Coglio di Malabia non ha messo rigore netto per l'Irlanda. Però io ho detto anche due. Sì, se poi c'era un altro con un abbraccio a Polosio di Comona. Sì, infatti. Quelli che lo falli, secondo me, gli abiti cominciano a dare loro con i guardi della linea. Perché
riassunto di ogni calcio d'angolo, ogni posizione battuta, dentro l'area avversaria, dentro l'area, avvengono gli abbracci, i tiramenti di maglia, eccetera, eccetera, e nessuno mi dice niente. Ecco, e questo... Era cominciato lì, quasi 10 ore a bocca. Sì, sono d'accordissimo, io l'ho sempre detto. Eh sì, hai ragione Maurizio Andreozzi, guarda. Purtroppo è diventato. Certo, vanno colpiti tutti, ambedue. Va bene, oh, ti ricordi, mi è sfuggito, quando ci sarà Italia-Spagna? Il 27 alle 6? Così ho detto, il 27 alle 6. Oh, mi sa che la trasmissione la fate voi, eh? Eh? E perché io il 27 alle 7 sto all'Olimpico per Vasco Rossi. Oh, io direi facciamo un intervallo parlando della squadra che ci sta a cuore. Sì. Ecco, vai. Diciamo che la situazione oggi è intervenuta alla Zioffa Radio, responsabile della comunicazione Stefano De Martino, e non c'è l'ufficialità, ma ha chiaramente detto che l'ufficialità verrà data dalla presidenza, chiaramente da Lazio, quindi da Claudio Ruggero stesso. Probabilmente si aspetta domani, massimo dopodomani, per dare questa ufficialità. Intanto si sta preparando l'arrivo dell'allenatore argentino a Roma, dovrebbe arrivare ai primi di luglio, quindi verrà presentato in pompa magna con una grande conferenza stampa. Naturalmente l'allenatore già sta dettando le direttive per il mercato, sono usciti tantissimi nomi, però come diciamo sempre noi, andiamoci sempre un po' con i piedi di piombo, perché escono troppi nomi che magari poi alla fine non sono quelli effettivi. Tu sai come agisce la Lazio, sì. in totale regime di silenzio, quindi uno magari si può sbizzarrire con la ricerca di determinati nomi, però andiamoci cauti, diciamo poi una cosa che ormai abbiamo constatato nel corso degli anni: la malafede, l'infamia, che far uscire nomi che si sa benissimo che la Lazio non sta trattando e non tratterà mai, per poi sputtanare, scusate la parola, quando ci vuole, per sputtanare la società dicendo: ecco, Nicolai non è stato acquistato, è andato alla Juventus, al Verona, al Genoa, all'Empoli, capito? Ecco, l'esempio, guarda, hai centrato il problema. L'esempio purtroppo che mi viene in mente è quello di Ansaldi, che probabilmente andrà all'Inter, e subito giù i figli a dire: ecco, Ansaldi è sfumato. Ma ce ne sono tanti altri di giocatori che vengono accostati alla Lazio. Nel momento in cui non vengono alla Lazio, chiaramente questi comunicatori, che però sono anche un po' furbetti, danno, diciamo, addosso alla dirigenza della Lazio. Non è, secondo me, un comportamento corretto, ecco. Sì. Non è corretto perché partiamo dal presupposto che dalla Lazio non esce nessunissima notizia. Quindi ecco, possono uscire delle piccole indiscrezioni, ma come fai tu a dimostrare che un giocatore che non viene alla Lazio e sia stato trattato dalla Lazio? Cioè, come fai a dimostrarlo? Quindi sinceramente mi pare ecco, un comportamento da biasimare, come sì, facciamo sì, noi sì, da sempre, sì, Carlo Alberto,
la tua linea ormai credo gli ascoltatori la conoscono bene. Eh beh, sì. Io te ed altri come noi, quando c'era bisogno ed era doveroso come comunicatori fare quelle che noi ritenevamo giuste critiche alla società, le abbiamo sempre fatte. Non accettiamo chi offende, chi dice le parolacce al presidente della società, chi non sa neanche più lui perché sta contro questo presidente, che è quello che, a parte Cragnotti, che se che non abbiamo vinto 3-4 scudetti di seguito grazie a Cragnotti, e che qualche debituccio l'ha pure lasciato andando via, ecco. E chi è che ha vinto più? Lo scudetto di Lentini, che è stata una combinazione grandiosa di un grande uomo. Guarda, dal punto di vista dei numeri, noi abbiamo fatto addirittura un articolo su questo. Sì. Dal punto di vista dei numeri, il presidente Lurito si colloca al terzo posto come il trofeo, perché consideriamo lo scudetto di Umberto Lentini chiaramente un trofeo più importante della Coppa Italia, della Supercoppa Italiana. Però ecco, comunque, anche se lo collocassimo al terzo posto, sarebbe comunque uno dei migliori presidenti della storia della Lazio. Quindi, sinceramente, contestare lo dito. Per quanto riguarda i risultati, è vero, quest'anno è andato male, è giusto criticare la Lazio, è giusto criticare le scelte che sono state fatte sia sul mercato che sia per quanto riguarda l'allenatore, che doveva essere mandato via prima, come abbiamo ripetuto più volte. Come no? Però ecco, dal punto di vista dei risultati, ragazzi, lo dito è al terzo posto dietro Cragnotti e Lezzini, quindi questi sono dati oggettivi che non possono essere confutati. Poi arrivare ottavi non mi pare una tragedia, è vero, un campionato anonimo, un campionato negativo, una stagione da buttare, però io ricordo certe stagioni in cui eravamo in Serie B dopo 10 partite, quindi voglio dire, purtroppo, caro Norberto, noi abbiamo una certa età e quindi ci ricordiamo bene la storia della Lazio. Evidentemente questi giovincelli pensano che la Lazio possa vincere scudetti ogni anno, ma non è così. Peraltro vincere non è facile, e questo lo sottolineo. Per esempio c'è la Roma, che è la nostra rivale cittadina, e beh, la Roma sono 9 anni che non vince nulla. 9 anni! Cioè, ragazzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anni che la Roma non vince nulla. Quindi cerchiamo un po' di ritornare a giudicare bene quello che succede sotto i nostri occhi. Certo, certo. Se la Roma non vince niente da 9 anni, eppure è una squadra esaltata, una società fantastica. Se viene un marziano qui a Roma, pensa che a Roma abbia vinto 25 scudetti, che a Lazio abbia fatto il 30° campione di Serie B. Infatti. Oh, senti una cosa. In 9 anni, per esempio, lo dico, ha vinto 3 trofei. Certo. Senti una cosa, allora, passiamo alla nazionale adesso, vai. Sì. Beh, la nazionale sconfitta assolutamente in dolore, si sapeva, purtroppo tradizionalmente l'Italia, quando deve affrontare partite che non contano nulla, purtroppo non le gioca bene. È vero che Conte ha fatto un turnover massiccio, abbastanza massiccio, ma anche giustificato, perché questo campionato europeo, abbiamo sempre detto, un campionato difficilissimo, equilibratissimo, un campionato molto fisico, non vedo anche tatticismi abbastanza esasperati. La partita di questa sera lo dimostra, un Eirem tecnicamente inferiore all'Italia, però con grandissima grinta, con grandissima voglia e con uno splendido pubblico, devo dire la verità, perché i tifosi dell'Eirem sono grandiosi. Hanno accompagnato proprio la loro squadra alla qualificazione agli ottavi di finale, che è una qualificazione storica, e quindi direi che la sconfitta è meritata. L'Italia secondo me ha fatto una prestazione sufficiente, però ecco, per arginare questa squadra ci voleva qualcosa di più, probabilmente ci volevano i titolari in campo, sì, con i titolari in campo era inutile metterli in campo, perché
ci aspetta un ottavo di finale veramente difficile. La Spagna, secondo me, è il peggior avversario che ci potesse capitare, perché sono i campioni in carica e credo che partano con i favori del pronostico. Non so tu cosa ne pensi. Guarda, io... a casa poteva essere più utile, come qualche under 19 poteva essere immesso nel giro della nazionale, perché qui c'è gente che fra poco con l'età va troppo oltre. Sono d'accordo, Diego Motta per esempio non mi pare una, diciamo, convocazione giustificata, ecco. Ma d'altronde sai, non è che ce ne sono tanti, ma infatti dico, non è facile. In Italia attualmente non è facile assemblare una nazionale da primissimi posti, ecco. Cioè, il valore dell'Italia è questo, e quindi dobbiamo, non dico dobbiamo accontentarci, però il discorso... Ecco, io ho aggiunto anche che se dovevamo perdere una partita, meno male che l'abbiamo persa con i fratelli cattolici irlandesi, che gli ha permesso anche di superare il turno, di andare agli ottavi, ecco. Ecco, come dicevo prima, sconfitta in dolore. Sì, ecco, in dolore, e dobbiamo anche dire che gli irlandesi sono stati tartassati dagli arbitri, anche contro di noi c'erano due rigori in favore, perlomeno uno e forse anche due. Vabbè, comunque andrà bene per loro, noi sì, in questo momento... Vai. No, sul portiere Chirico non mi è piaciuto affatto, è vero, ha fatto una buona parata sul colpo di testa dell'attaccante irlandese, però ho visto due uscite a vuoto, forse anche sul gol poteva fare meglio. Devo dire la verità, forse avrei preferito Marchetti in campo, sinceramente. Cioè, io credo che forse le gerarchie dei portieri dovevano essere, secondo me, modificate, fermo restando che Buffon è il miglior portiere italiano, certo. Perin è il miglior giovane, Perin però è infortunato e quindi non è stato convocato, forse Conte doveva dare fiducia a Federico Marchetti. Sono d'accordo, ma a me Sirico non è mai piaciuto. Non perché sia laziale, assolutamente. No, poteva essere anche romanista, avremmo detto perché, sì. No, infatti, ma io potrei essere anche romanista, infatti. Io dico questo perché Sirico nel Paris Saint-Germain è stato l'anello debole della squadra. Il Paris Saint-Germain ha vinto lo scudetto con una facilità irrisoria, con 30 punti di vantaggio sulla seconda, però vedendo quel campionato ho visto delle papere di Sirico incredibili, e la partita di oggi mi ha confermato che non è un portiere affidabile, tutto qui. Va bene. Che avrebbe meritato, diciamo, di sì, sì, questo, sì, sì, certo. Questo, diciamo, è un discorso ipotetico, perché tanto con la Spagna giocherà Buffon, quindi non ci sono discussioni su questo. Poi con la Spagna rivedremo chiaramente Candreva, spero Candreva, perché anche lui è un po' acciaccato, e anche Parolo, che è soprannominato sette polmoni, perché veramente non si sa quanti polmoni abbia fatto. Va bene, senti. La mattina è lunedì alle 18. Ecco. Lunedì non ci sarà, ne stavo sentendo. Sì, c'ho Vasco Rossi all'Olimpico. Che devo fare? Stasera c'era Vasco Rossi. Sì, infatti c'è 4 giorni. Io ho preso l'ultimo di lunedì. Io ho detto non do fastidio a nessuna trasmissione. E vabbè, pazienza. No, va bene, dai, goditi il concerto di Vasco Rossi e noi ci godremo Italia-Spagna. Speriamo che sia una bella partita, io la registrerò così me la vedo con calma ritorno all'una di notte, certo. Alle due, certo, non so. Certo. Va bene, allora Carlo. Un saluto a tutti, forza Lazio, che vi abbracci a tutti quanti. Certo. Sempre Forza Lazio e sempre Forza Italia, naturalmente. Forza Italia anche per lunedì prossimo, sarà una partita davvero difficile. Difficile, sì. Sì. Diciamo che affrontiamo i campioni dell'Europa in carica, quindi
Non è una passeggera di salute, soprattutto no. mi fa paura Morata, perché chiaramente e poi anche il centrocampo che giustamente se lo sono ripreso. Infatti, hanno un giocatore di livello, devo dire, altissimo come Morata, e secondo ma me è giusto il signore faccio Lancellotti, quando lo chiese la Lazio l'anno prima si rifiutò di mandarcelo, perché lì ci sarebbe stato fissato un riscatto minore e forse l'avremmo riscattato. Poi lo mandò alla Juventus, è chiaro, quello 2 anni nella stessa squadra giocando quasi sempre titolare ha dimostrato che ha delle qualità, a quel punto il Real Madrid se l'è ripreso. Buon per il Real Madrid. Bene. Male per la Juventus, dovrà sostituire Morata, non so con chi lo sostituirà, certo Marotta dovrà fare i salti mortali per trovare un giocatore. Ecco, perché io parlo sempre in funzione delle coppe europee, una Juventus che si rinforza con un attaccante a livello... Esatto, la Juventus a questo punto si è già rinforzata al centrocampo con Piani, sì. È stato il giocatore che l'anno scorso Piani ci ha fatto, mi pare, 12 gol e 13 assist. Sì. Uno dei due centrocampisti, però è chiaro che perde molto in attacco. E certo. Vediamo che succede. Sono problemi di Marotta e compagni. Sì. Bene. Allora, okay. Carlo. Grazie, Norberto, un abbraccio come al solito. Buona trasmissione. Saluto a tutti. Bene. Ciao, un abbraccio. Ciao. Allora, cari amici. Dovremmo aver finito i nostri interventisti, perché c'era il terzo che avevo avvertito, ma a me non sembra disponibile. Sapete che c'è, se non è disponibile noi chiudiamo così, aspettiamo un attimo, siamo tranquilli. Allora, ritornando un po' al discorso della nazionale, diciamolo chiaramente, questa è una nazionale che... che vi devo dire, che con i titolari, con uno o due dei panchinari può dire la sua contro tutti, e certo se cominciano a squalificare a destra e a manca e va bene, pazienza ragazzi, vediamo che succede. Allora, comunque speriamo bene per Italia-Spagna e arrivederci a tutti, ciao.